Vi era una intenzione non solo di colpire quelli che erano stati nemici fascisti, ma tutti quelli che potevano essere punto di riferimento di un'opposizione al comunismo e alla fine tutti gli italiani per liberare le terre da questa presenza. Io spero che questo oggi venga ricordato da tutti come un monito in positivo a coltivare l'amicizia tra i popoli e a difendere insieme ora e sempre la libertà. La ringrazio, onorevole Buttiglione. Chiede ora la parola alla deputata Serena Pellegrino. Prego, deputata. Grazie Presidente, oggi è la giornata del ricordo e vengono ricordate le vittime italiane della Seconda Guerra Mondiale sul confine orientale italiano e quanto la guerra ha causato alle popolazioni italiane e jugoslave in quegli anni. Il ricordo per noi rimane un valore fondamentale e indispensabile per la storia e la genesi di qualsiasi popolo e di qualsiasi nazione. Riteniamo che il livello di civiltà di un popolo viene determinato solo se la ricostruzione della sua storia viene affrontata con onestà, in merito al ricordo dei fatti storici cruciali, senza manipolarne e piegarne il senso ai propri fini di appartenenza politica o per costruirne un consenso basato sulla strumentalizzazione delle sofferenze di persone spesso ignare e incolpevoli. È necessario, quindi, rifuggire qualsiasi forzatura di parte che dimostra la protervia nell'imporre disvalori abietti e l'inutile diffusione di odio tra popoli. Popoli che oggi, Presidente, vivono secondo una pacifica convivenza e con proficua amicizia. Noi dobbiamo prima di tutto tenere vivi i nostri errori. Chiediamo quotidianamente verità e giustizia alla storia perché vengano riconosciuti i crimini e le sofferenze di tutte le parti, perché è necessario che eventuali strumentalizzazioni siano smascherate e soprattutto trovino le giuste condanne. Diventa indispensabile quindi ricreare continuamente la verità perché tutti coloro che in quegli anni trovarono la morte a causa di azioni atroci possano essere riconosciuti come vere vittime che avevano solo la colpa di vivere in territori contesi da una guerra dagli esiti disastrosi. Persone che sono state sradicate da terre e dai propri nuclei familiari consolidati. In questo giorno noi abbiamo il dovere di rispettare e ricordare anche quei milioni di uomini e donne, italiani e non, che la guerra di aggressione nazifascista gettò nella disperazione, nella morte, nella distruzione materiale e psicologica, che vennero depredati di ogni cosa e a cui fu negato ogni diritto. È doveroso, di fronte al ricordo di quei tempi e di quegli accadimenti, il rispetto, la ricerca onesta della conoscenza e della verità. E se noi non saremo capaci di ammettere ed emendare, come italiani, tutte le nostre colpe e i nostri crimini nella storia di quello scongiurato ventennio, non potremo mai dimostrare di possedere quell'onestà e quella dignità che sono la base fondante di un popolo che vuole essere civile, così come è stato chiaramente definito dalla nostra Carta Costituzionale nata dalla resistenza al nazifascismo. La ringrazio, deputata Pellegrino. Adesso chiede di intervenire il deputato Massimiliano Fedriga. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Come Lega abbiamo chiesto questo momento di riflessione e di ricordo in aula. L'abbiamo chiesto, Presidente, perché lo riteniamo importante. L'abbiamo chiesto anche perché la commemorazione programmata alle 16:30 avviene durante i lavori di quest'aula. Presidente, io avevo ovviamente costruito un intervento, però mi permetta di censurare l'omertà dell'intervento che mi ha preceduto. Da triestino, da persona che ha visto le famiglie scappate, uccise e trucidate, ritengo inaccettabile che in un intervento nella giornata del ricordo non si abbia neanche la cortesia